Non insegnate ai bambini, non insegnate ai bambini, non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale. È così stanca e malata, potrebbe far male. Non insegnate ai bambini, non insegnate ai bambini, non insegnate ai bambini. Nordwick, 27 ottobre 1951. Buone notizie dall'India. Georg Arundel mi dice che è sorto un centro di pedagogia universale presso Calcutta, che si basa proprio sull'educazione cosmica che tanto abbiamo predicato anche lì. Devo inviargli una lettera di risposta al più presto. Sono contenta. C'è una bella frase che ci aiuta a comprendere la figura di Maria Montessori. Questa frase è "aiutami a fare da me", una frase dal punto di vista del bambino che ci rappresenta davvero la visione scientifica di una donna che, come poche altre, ha cambiato il corso della storia. La scoperta del bambino attraverso l'osservazione diretta, la constatazione di come ognuno di noi porti con sé le stesse potenzialità e poi la trasformazione di tutto questo in scelte, in decisioni. Il famoso metodo Montessori, quello che l'ha resa famosa nel mondo. Uno sguardo che oggi ci appare profondo, ma forse un po' lontano nel tempo, ma che in realtà propone risposte più che valide a problemi ancora attuali. Non insegnate ai bambini è una frase che sarebbe piaciuta moltissimo a Maria Montessori e che sta benissimo accanto alla sua "aiutami a fare da me". Parole che diventano la sintesi di una visione pedagogica che ha accompagnato la vita adulta a milioni di bambini e che descrivono chiaramente una visione che negli anni è diventata patrimonio di tutti, al di là del metodo, al di là anche del modo di concepire la buona educazione. La canzone è stata scritta da Giorgio Gaber, doveva entrare in uno spettacolo che poi non si fece mai perché appunto il suo autore ci ha lasciati. Parla di educazione e di morale con una visione un po' amara, ma una speranza sempre viva a non considerare mai la possibilità di mollare, credere sempre che un cambiamento è possibile. Gaber ci ha abituati al suo pensiero, che in questo caso si concentra sul futuro da mettere le mani dei più giovani. Chiaravalle, 21 agosto 1888. Caro adorato babbo, una lettera per te, per chiarirci i pensieri dopo la brutta discussione di ieri, che ha avvolto con un sottile velo di melanconia tutta la nostra casa. Dicesti che non c'è lavoro migliore per una donna intelligente come me di quello di insegnante. Capisco le tue ragioni, babbo, ma quello che non riesco a spiegarti è che non ci può essere nessun futuro per me senza soddisfare questa urgenza che mi invade il petto e il respiro ogni volta che penso a quanta disuguaglianza, quanto conflitto, quanta ingiustizia alberga, governa questo mondo di una nazione che cresce ma su binari sbagliati. Dislivelli insormontabili per le donne, ostacoli faticosissimi per bambini, emarginazione, sofferenza per malati e soggetti che hanno forti deficienze nella comprensione, nel sistema nervoso. Proverò con il corso di studi medicina, babbo. So che non ti piacerà ciò che è scritto qui, ma papà, io ti prego di ragionare sul fatto che ne va della mia felicità e pace interna, profonda. Tua affezionatissima e adorante Maria, futura e presente.
Queste scelte sono state fatte certamente dal suo carattere forte e dalle sue capacità di studio, ma anche dalla presenza in famiglia di una persona che sappiamo essere la madre. Il padre era molto reazionario, insomma, anche se aveva fatto il garibaldino, aveva delle idee molto conservatrici rispetto alla società dell'epoca. We don't need no education. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave the kids alone. Another Brick in the Wall è un brano famoso e di grande successo, quello con cui i Pink Floyd affrontano il tema dell'educazione nel ricordo di una scuola che annulla la possibilità di elaborare un proprio libero pensiero. Scuola che diventa, secondo loro, un altro mattone in quel grande muro di incomunicabilità che poi è il tema centrale del loro album The Wall. Il tema riporta alla mente inevitabilmente le riflessioni e i pensieri che hanno animato Maria Montessori nel suo lavoro in una società che poi forse troppo lentamente ha assimilato i suoi pensieri perché nessuno potesse dire che noi non abbiamo bisogno dell'educazione. We don't need no education. Sarcasm in the classroom. Teachers lead them kids alone. Hey, teacher, lead us kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. We don't need no thought control. In the classroom, teachers leave them kids alone. Hey, teachers, leave us kids alone. Una volta scritto il suo metodo, Maria Montessori inizia a diffondere le sue idee in giro per il mondo. Sui giornali americani, ai tempi della sua prima visita oltreoceano nel 1913, si legge di lei: è certamente la donna più interessante d'Europa. Prima di quell'incontro aveva partecipato a numerose manifestazioni, tra cui la prima nel 1896, il Congresso Internazionale delle Donne di Berlino. In quell'occasione c'è un particolare da ricordare. Sono state le donne di Chiaravalle, le operaie della manifattura Tabacchi, ad aiutare concretamente Maria Montessori raccogliendo dei fondi per poterle permettere di viaggiare dall'Italia verso la Germania e partecipare come rappresentante delle donne al congresso. Maria Montessori si fa notare prima a Berlino, poi tre anni dopo anche a Londra. Afferma con sfrontata sicurezza che solo grazie alla partecipazione femminile la società potrà fermare la sua degenerazione. Nel 1901 è in prima linea con la campagna per il voto alle donne. Nel 1908, al primo congresso dell'Associazione Femminile Italiana, parlò di educazione sessuale
e accanto a lei ad aprire i lavori c'era la sua coetanea, scrittrice, Grazia Deledda. Ma l'atteggiamento della comunità scientifica alterna ammirazione a paternalismo. Il Corriere della Sera, in una corrispondenza da Berlino in occasione del Congresso delle Donne, era il 25 settembre del 1896, parla della Montessori definendola una signorina, il cui geniale volto bruno si incrocia in una folta chioma nera. E più avanti. La comparsa della signorina Montessori fece sparire il sarcasmo dei signori in frac e spuntare un sorriso di compiacenza, di vittoria, in quello delle signore. Con una delicatezza così, l'esito del congresso era assicurato. Negli anni venti del Novecento il fascismo salutò con entusiasmo il fatto che ci fosse un metodo pedagogico tutto italiano che si stava diffondendo nel mondo. Con il Mussolini ha un rapporto inizialmente molto positivo. Mussolini aveva coniato degli slogan per cui l'Italia era nota nel mondo, era famosa nel mondo, soprattutto per tre M, che erano Marconi, Montessori e Mussolini. Mussolini sostenne la nascita di nuove scuole nel nome di Maria Montessori. Poi lentamente, ma inesorabilmente, il fascismo iniziò a promuovere una visione del mondo che poco aveva a che fare con la libera responsabilità del bambino uomo di domani. Finché Maria Montessori ritiene che non c'era più spazio dentro le scuole, per quanto riguardava lei, dentro le scuole di portare avanti il metodo così come lei l'aveva formato, e quindi decide di andarsene. Una delle più grandi lezioni che porterò dentro di me fino all'ultimo giorno è quella che io chiamo la lezione del silenzio. Una volta arrivai con una neonata in fascia ad una casa dei bambini. Mi sedetti solennemente su una sedia alta e dissi: «Vi ho portato una maestrina». «Una maestrina, sì, perché nessuna sa stare più ferma di lei e nessuna è più silenziosa di lei». I bambini sentirono subito la superiorità della maestrina e, imitandola, si misero fermi fermi con le gambe e in silenzio. Ma se ascoltate bene, sentirete che non è proprio un silenzio. Si ode il suo respiro. Ascoltate com'è delicato. Alcuni tendono l'orecchio verso la piccina. Alcuni si alzano sulla punta dei piedi per guardarla meglio. Altri ascoltano il proprio di respiro. Non avevano mai pensato che il silenzio dei piccoli è di gran lunga più profondo di quello dei grandi. Ma come è cambiata la scuola oggi? Quali e quante forme di educazione e di didattica possiamo incontrare nell'epoca della pandemia? La natura fa ancora paura o può essere un veicolo di apprendimento, così come pensava Maria Montessori? Siamo andati a vedere due realtà, piccole ma significative. Una scuola di ispirazione montessoriana a Roma, nel quartiere Nomentano, dove abbiamo incontrato la maestra Vilma, e una scuola in un bosco, ai Castelli Romani. È stata una rivelazione per me conoscere il metodo Montessori e devo dire che ho avuto una grande fortuna nella mia vita di trovare delle maestre. A Palazzo Taverna
c'era come, come nome, no? Adele Costagnocchi, che Adele Costagnocchi è stata un allieva e poi un aiutante di Maria Montessori, che è stata quella che mi ha fatto capire come si sta con i bambini. Mi veniva in mente come noi facciamo merenda, no? Cioè com'è che noi a un certo punto ci raduniamo. Per cui, come dire, a cosa teneva Maria Montessori all'ordine? Che poi ognuno fosse concentrato su una cosa, che avesse un compito, che questo compito andava svolto, iniziato e finito. Allora, cominciare dallo stare tutti insieme e che ognuno deve conoscere l'altro, deve conoscere come è fatto, che cosa pensa, come parla. Si possono fare tutte le cose che diceva Maria Montessori, cioè che il bambino deve sapere usare gli strumenti in maniera adeguata. Questo si può fare benissimo una volta che tu hai formato un gruppo dove tutti si riconoscono, dove tutti sanno chi sono e anche capire ognuno quanto è differente e che possibilità ha. All'interno del progetto Piccola Comunità, la chiamiamo così, di Crescere nel Bosco, è un'associazione che è nata nel 2015 e che oggi è diventata una grande comunità, cioè piccola grande comunità. Diciamo che nel 2015 abbiamo iniziato questo progetto, abbiamo deciso di partire con questo progetto affascinati dagli asili nel bosco, dai progetti Educazione in Natura che e per lo più sono nati insomma nel nord Europa. Super importante è l'accoglienza. La nostra accoglienza avviene nel cerchio del fuoco, che è un cerchio dove il mattino accendiamo il fuoco, soprattutto quando fa freddo. E, perché non l'ho detto prima, ma le nostre giornate si svolgono principalmente all'aperto. E quindi siamo fuori tutto il giorno, dall'arrivo fino alla fine della giornata, pranziamo fuori e facciamo la merenda fuori, tranne quando il tempo proprio ci spinge dentro, ovvero ci sono delle giornate particolarmente piovose o ventose. E alla mattina ci raduniamo nel cerchio ci salutiamo, ci diamo il buongiorno e cantiamo le nostre canzoni del mattino e dopo facciamo la merenda e poi ogni bambino propone a rotazione, insomma con un bastone della parola, quello che gli piacerebbe fare durante la giornata. Sempre vicino.
fiducia, l'amore, il resto è niente. Posso vedere con le mie mani, diranno i bambini. Ma dove va a finire? La competenza che Maria Montessori sviluppa nel suo metodo attraverso quello che lei stessa definiva l'organo dell'intelligenza. E quali caratteristiche avrà in futuro la relazione se non verrà dato sufficiente spazio allo sviluppo del tatto? Assecondateli i bambini. Essi corrono fuori quando piove, si levano le scarpe quando trovano pozze d'acqua. E quando l'erba dei prati è umida di brina, corrono coi loro piedini nudi a calpestarla. Riposano pacificamente quando l'albero li invita ad addormentarsi alla sua ombra. Gridano e ridono quando il sole li sveglia al mattino, come fa con tutti. Perché la natura, in verità, fa paura alla maggior parte delle persone. Noi stessi, infatti, in passato abbiamo più volte insegnato ai nostri bambini a non togliersi mai le scarpe e non fuggire sui prati. Quando li vediamo annoiarsi sull'erba e schiacciare insetti, ci sembra naturale e non ci accorgiamo che sono diventati già degli estranei. Ciò che chiediamo ai nostri bambini è che si adattino alla prigione dove noi viviamo, in nome di concetti come civiltà e progresso. Senza darci fastidio, che stiano zitti e buoni. Questo serviva al sistema educativo di base, zitti e buoni. Osservo il bambino, vedo da cosa è attratto e lo incoraggio ad andare verso l'oggetto del suo interesse. Questo è l'approccio alla felicità di Maria Montessori. Incoraggiare il bambino verso ciò per cui è nato, incoraggiare a fare ciò che gli riesce meglio. Se si riesce a far fiorire ciò per cui si è nati, se davvero si diventa se stessi, al di là dei modelli che si vogliono imitare, dai quali non si può prescindere per diventare grandi, si raggiunge sicuramente la felicità, ma anche lo sviluppo di un senso critico rispetto a ciò che ci circonda. Vola solo chi osa farlo, diceva Luis Sepúlveda. Montessori voleva infondere il coraggio e il senso della responsabilità, perché solo da lì si può davvero provare a spiccare il volo. Ogni sera prego alla mia maniera, diceva Maria Montessori, per la realizzazione di una società e di una scuola dove i piccoli siano pienamente trattati da persone e dove i maestri siano capaci di stimolare la vita, lasciandola però sempre libera di svilupparsi. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero che è sempre più raro, non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete insegnate soltanto la magia della vita.